Benvenuti a Mappamundi, oggi parliamo di Russia e presento subito gli ospiti in collegamento che sono Orietta Moscatelli e Mauro De Bonis di Limes. Ciao Orietta e ciao Mauro. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, parliamo di Russia perché stanno succedendo tante cose in questi giorni, in queste settimane, e partiamo dal discorso alla nazione che ha fatto Putin, che dà anche il titolo a questa puntata, perché ha parlato appunto precisamente di linee rosse che non devono essere superate. Nelle scorse settimane ci sono state proprio il confronto in Ucraina con lo spostamento di mezzi e militari sulla linea del fronte, le vicende delle espulsioni dei diplomatici in Europa orientale, insomma abbiamo tanta carne al fuoco. Però cominciamo dal discorso di Putin, che ha parlato soprattutto di politica interna ma anche di questioni internazionali. Orietta, allora, il discorso, il tuo primo giudizio sul discorso di Putin? Beh, insomma, il giudizio l'hai sintetizzato in estrema misura tu, confermo, era un discorso innanzitutto di 78 minuti, credo che 72 o 73 li abbia dedicati alle questioni interne, perché quello è il fronte, insomma, su cui adesso il Cremlino necessariamente è concentrato, dato che insomma il momento non è facile per nessuno, tantomeno per la Russia dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, e la pandemia ovviamente ha aggravato il quadro. Quindi diciamo un discorso programmatico che non ha volato altissimo, ma che ha cercato di rassicurare proprio sul fronte insomma dell'assistenza o comunque della presenza dello Stato in termini di sussidi, in termini di aiuti, in particolare alle famiglie, un filone questo che continua da anni, che viene portato avanti, che in questo momento diventa nuovamente prioritario. E poi, diciamo, negli ultimi qualche minuto l'aveva annunciato, dovrò dire qualche parola sulla politica estera internazionale, e lì sono arrivate le linee rosse di Putin, che non è un argomento, diciamo, particolarmente nuovo. Putin rilancia questo questo titolo delle linee rosse da non oltrepassare, lo ha fatto però in un momento molto particolare, sullo sfondo, come tu hai accennato, sullo sfondo di questa escalation militare molto pubblicizzata, molto teatrale, fatta alla luce del sole, come non si fanno in genere gli spostamenti di truppe verso il confine ucraino, e sullo sfondo di mesi veramente complicati, complessi e difficili per la Russia in termini di rapporti, insomma, internazionali con gli Stati Uniti, sappiamo, con l'Europa siamo alla rottura, al gelo dichiarato e conclamato. Quindi il momento è topico, e sostanzialmente Putin cosa ha detto, cosa dice? Non esagerate nella vostra, lui parla agli Stati Uniti, e anche se ha citato espressamente, questo è interessante, ne prendiamo nota, l'Occidente allargato, ovvero Stati Uniti e Europa, anche con l'Europa, insomma le relazioni sono molto sotto il minimo in questo momento. Dice: non esagerate nel contenimento della Russia, non esagerate in questo fare continue pressioni attraverso, insomma, diversi scacchieri, diversi appigli, altrimenti ve ne pentirete. E le truppe, diciamo quei 100.000 soldati che adesso stanno gradualmente rientrando schierati per 3 settimane sulla linea di confine con l'Ucraina, erano, diciamo così, la grafica visualizzazione del monito. L'Ucraina non è la linea rossa per eccellenza per Putin, ma è stata de facto già oltrepassata nel 2014, quando nel giro di poco più di una notte, da satellite, diciamo, russo, l'Ucraina è diventata un satellite statunitense. C'è ovviamente la Bielorussia in questo momento, insomma, è una partita aperta e molto delicata, e c'è il fronte interno, che forse è la linea rossa più delicata, insomma, personalmente per Putin come leader dopo 20 anni al potere, in un momento di varie difficoltà che si incrociano, quindi la partita Navalny, e la diciamo l'orizzonte temporale è quello delle elezioni di settembre, che sono delle elezioni con cui e ci arriveremo. Allora, ci arriveremo.
Mauro, e allora queste linee rosse secondo te sono più linee rosse interne che ha voluto porre Putin o anche verso l'esterno? E poi tuo anche parere su quello che diceva Orietta, che non era molto interessante, che un po' Putin adesso ha parlato di Occidente allargato, quindi dà per scontato che l'asse Biden, Stati Uniti, Europa ormai sia saldo e lui non riesca, come ha cercato di fare negli scorsi anni, insomma, cercare di inserirsi. Quindi è un Putin secondo te sulla difensiva, che le linee rosse sono più interne? Che ne pensi? Allora, Putin sono parecchi anni che è sulla difensiva. E queste linee sono praticamente le ultime roccaforti verso un fronte, una frontiera occidentale della Federazione Russa che il Cremlino vede in pericolo da ormai qualche anno. La cosa interessante nel discorso di Putin, a parte il fatto che ha dato degli sciacalli a tutti i vari paesi che adesso si stanno, come dire, stanno rincorrendo questa caccia alla Russia, secondo loro soltanto per fare piacere al numero uno, vale a dire agli Stati Uniti. La cosa interessante nel discorso è che di tutte le crisi che sono in piedi in questo momento, Putin ha citato soltanto quella della Bielorussia, vale a dire un punto focale su come dire, la crisi che probabilmente può gestire meglio in questo momento, vale a dire avendo anche le spalle al muro, però questa possibilità di tirare dentro la Bielorussia in un discorso di alleanza più stretta del solito attraverso questo stato dell'Unione, questo momento nelle corde sia del Cremlino sia di Minsk. Bisognerà vedere che cosa succederà, ma la cosa molto interessante appunto è che questa è una delle principali linee rosse che è stata citata nel discorso. Allora, proprio a proposito di linee rosse, guardiamo un attimo un po' di carte come nostro solito e volevo mostrare questa carta dell'Europa della Guerra Fredda e qui vediamo appunto, qui la linea rossa era la cortina di ferro, quella durante la Guerra Fredda, quella da Stettino a Trieste e qui vediamo appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale in giallo e in beige vediamo appunto come l'Unione Sovietica era riuscita ad allargare non solo i suoi confini diretti ma anche la sua area di influenza attraverso quello che sarà poi il patto di Varsavia fino all'Europa centrale. Qui la linea appunto rossa è ben demarcata e quindi l'Unione Sovietica era tornata in quello spazio che prima era dell'impero zarista e anche oltre, ripeto, fino all'Europa centrale. Dopo però la dissoluzione, il crollo, il suicidio, chiamatelo come volete, dell'Unione Sovietica, arriviamo a quest'altra carta, appunto la nuova cortina di ferro e vediamo come appunto la linea del confronto in particolare con gli Stati Uniti si sia spostata di diverse centinaia di chilometri verso est, quindi tutta l'Europa centro orientale è andata perduta, quindi la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria non solo hanno ritrovato la loro, diciamo, indipendenza, ma molti di questi paesi hanno anche appunto una spiccata politica antirussa, quindi sono diventato anche un fronte molto deciso e duro nei confronti della Russia. E abbiamo appunto l'Ucraina che ormai appunto è terra contesa, in particolare nelle sue parti orientali, abbiamo i Baltici, ex repubbliche sovietiche diventate indipendenti, ormai il baluardo della NATO e degli Stati Uniti antirusso e quindi stiamo parlando di una Russia che in questi anni ha arretrato di molto la propria, diciamo, area di influenza. E qui nell'ultima carta che volevo mostrare, la nuova cortina di ferro settore centrale, vediamo appunto i fronti, no? Dove le linee rosse, diciamo, attuali, che sono appunto Ucraina e Bielorussia. Cominciamo Orietta dall'Ucraina. Allora, questa è la linea del fronte più caldo, no? Come dicevi tu, e adesso la situazione com'è? E appunto la linea rossa dove la dobbiamo porre? Allora, la linea rossa, insomma, come dicevamo prima, è stata oltrepassata nel 2014 quando, insomma, Putin ha perso la Crimea e come reazione, insomma, ha inglobato
ha proceduto con l'annessione della Crimea, scusate, ha perso l'Ucraina e ha reagito con l'annessione della Crimea. Oggi l'Ucraina è tante cose, è proprio l'immagine, se vogliamo, di questa debolezza, di questo arretramento russo che hai appena tu, Alfonso, fatto vedere, insomma, visivamente tramite le carte, ma è anche l'immagine del pericolo russo che la Russia continua a rappresentare. L'abbiamo visto con l'escalation militare, con la prospettiva, insomma, di una guerra, un conflitto aperto nel centro dell'Europa, che certamente l'Ucraina non avrebbe nessuna possibilità di vincere in modo indipendente, e difficilmente vedremo gli Stati Uniti accorrere e dare man forte, insomma, bellica, diretta in una guerra frontale con la Russia. Però rimane questa zona incandescente, irrisolta, al centro dell'Europa, con due fronti che sono entrambi molto impegnativi, sia per l'Ucraina che per l'Europa e anche per la Russia, cioè il fronte Donbass con le due repubbliche autoproclamate, insomma, di Lugansk e Donetsk, che sono dei territori ibridi dove de facto, insomma, la Russia decide, gran parte della popolazione ha anche, buona parte della popolazione ha anche un passaporto oggi russo, però dove l'Ucraina chiaramente non cerca, insomma, di rilanciare. Giusto ieri il presidente Zelensky ha chiesto di cambiare il formato negoziale, che è quello, lo sappiamo, no? Gli accordi complicatissimi e mai rispettati, mai del tutto implementati, gli accordi di Minsk. Ora l'Ucraina, non a caso, vorrebbe portare dentro questo tavolo negoziale anche gli Stati Uniti e il Canada, cioè rafforzare. Allora, si è bloccato il collegamento con Orietta. E allora, nel frattempo, che intanto cerchiamo di ristabilirlo, io voglio mostrare appunto questa carta dove appunto il Donbass che citava Orietta, lo vedete qui, appunto, le due repubbliche, ovviamente la Crimea, che insomma la Russia ormai considera tornata a casa appunto nei propri confini. Allora Mauro, allora nel frattempo che cerchiamo di ristabilire il collegamento con Orietta, l'altro caso, e lo vediamo anche qui sulla carta, appunto Ucraina, l'altro fronte principale importante appunto è la Bielorussia. Che cosa sta succedendo con questa repubblica che è rimasta, no, un po' in una via di mezzo, no? Perché non è schierata nel settore occidentale, ma anche i rapporti con la Russia poi non sono così saldi, almeno negli anni scorsi non era così. Adesso com'è la situazione? Sì, la Bielorussia, scusate, è un paese in bilico in realtà. Fino a qualche mese fa si era spaventata una certa apertura anche verso l'Occidente, sempre nella traccia di una politica dei doppi pesi da parte del presidente Lukashenko. Poi ci sono state le manifestazioni di piazza, c'è stata un'opposizione autentica, diciamo, anche come numeri, per cui la faccenda si è un po' incrinata ed è iniziata un po' di crisi all'interno della Bielorussia. Una crisi che adesso ha assunto delle forme e dei colori diversi, proprio perché il contrasto, le nuove tensioni tra gli Stati Uniti e l'Occidente e la Russia hanno rimesso in gioco questa piccola ex Repubblica Sovietica, che è legata a tripla Russia da un punto di vista economico, militare, sociale, linguistico, e quindi è una linea rossa per eccellenza. Nel discorso che abbiamo citato di Putin all'Assemblea federale, Putin ha parlato chiaramente di questo tentativo di assassinio e di colpo di Stato contro il presidente Lukashenko. Lo ha detto perché lo stesso presidente bielorusso ha incolpato gli Stati Uniti di questa vicenda, e gli Stati Uniti di contro hanno rilasciato un documento in cui si chiedono nuove elezioni libere e controllate da parte dell'OSCE,
Si considera la Tikhanovskaya come il consiglio di coordinamento, come rappresentanti legali dell'opposizione per il trasferimento appunto dei poteri, e quindi è iniziata nuovamente una contrapposizione tra il potere centrale bielorusso e l'Occidente. Questo non significa che Russia accetterà i termini del Cremlino per mettere in piedi finalmente questo Stato dell'Unione, quindi una specie di super alleanza tra i due paesi, perché il presidente Lukashenko ci ha abituato a varie giravolte nel corso della sua carriera politica, per cui tutto dipenderà se questa tensione tra Russia e Stati Uniti si stempererà. Sta di fatto che il fatto di averlo citato come unica fonte di crisi adesso nel suo discorso di qualche giorno fa fa capire che è una pedina decisamente importante per il Cremlino, a cui non ha intenzione assolutamente di rinunciare questa volta, come è accaduto nel 2014 per l'Ucraina. Allora, quindi la linea rossa bielorussa è sicuramente una linea rossa fondamentale per Putin. Orietta, allora, io ho mostrato appunto con questa carta che vorrei far rivedere le repubbliche appunto del Donbass e la Crimea, e ne approfitto anche per evidenziare come i fronti difficili, diciamo, al confine di Putin di questi anni siano stati, oltre l'Ucraina, anche nel Caucaso, la Georgia e l'Azerbaigian, ma anche ricordiamo sempre queste teste di ponte che ha la Russia a nord, a Kaliningrad, no? L'ex Königsberg che e fa parte del territorio appunto russo, e poi qui la Moldova, dove vediamo la Moldova, questa parte in giallo, la Transnistria, che è un altro, diciamo, buco nero geopolitico, che comunque sono teste di ponte, diciamo, filorusse che rendono queste linee rosse molto più variegate. Però ecco, Orietta, allora intanto finisci il tuo discorso sull'Ucraina e appunto queste linee rosse qui diventa difficile anche con queste teste di ponte che ha Putin. Poi sono realmente delle teste di ponte? Assolutamente, insomma, in grande sostanza la linea rossa per eccellenza rimane sempre quella, cioè la Russia, il Cremlino, Putin nella fattispecie, insomma, al momento e da 20 anni vogliono evitare l'ingresso nella NATO di queste, insomma, di alcune di queste teste di fonte che hai citato, in primo luogo dell'Ucraina, segue la Georgia e quant'altro. E questa sarà l'istanza minima, diciamo, il minimo non oltrepassamento delle linee rosse che il Cremlino porterà al vertice. Sappiamo ormai che ci sarà probabilmente giugno tra Putin e Biden, vertice che non cambierà assolutamente niente concretamente, insomma, sui vari piatti negoziali che stiamo descrivendo, ma che è inevitabile anche per lo stesso Vladimir Putin, che ha bisogno in sostanza di che cosa? Ha bisogno di dimostrare che la Russia è ancora in gioco, che è rientrata in partita, che la Russia fuori partita non ci può rimanere, che ci sono, per quanto riguarda l'Ucraina, insomma, in estrema sintesi, ci sono due sottolinee russe, insomma, che sono il controllo sul Donbass e l'intangibilità dell'annessione della Crimea. E questo, insomma, a questo incontro, che ribadisco non cambierà, non possiamo pensare che cambi qualcosa di concreto la politica estera, non solo russa, ma insomma i rapporti tra Russia e Stati Uniti, e anche per un bel po' di tempo tra Russia e UE sono già segnati, però potrà essere per Putin, diciamo, un modo di riaccreditarsi, perché alla fine la Russia perché mette queste linee rosse continuamente, anche e soprattutto nel momento di grande debolezza? Perché la Russia ha bisogno di contare, dal momento che non è più in qualche modo, e ultimamente, insomma, ha fatto abbastanza di
è stato abbastanza difficile per la Russia dimostrare che non è più, che è una potenza imprescindibile come continua a dichiararsi. Insomma, dal momento in cui la Russia non conta, la Russia si sfalda e quindi è necessario per la Russia reclamare questo ruolo e far notare in ultimissima istanza che non conviene a nessuno, tantomeno a quell'Occidente allargato, USA e soprattutto insomma Europa in questo senso, spingere all'estremo il contenimento della Russia, perché nessuno ha interesse o dovrebbe avere interesse ad una Russia veramente indebolita al punto da cominciare a sfaldarsi sul fronte interno. Orietta, secondo te, noi abbiamo visto appunto in Ucraina prima queste esercitazioni militari russe al confine, no? Che hanno fatto temere per la nuova escalation armata, anche spostamento di mezzi pesanti, il confronto insomma era molto duro, c'è stato l'annuncio da parte americana dell'invio di navi militari nel Mar Nero, poi invece sono tornati indietro, sono stati diciamo in parte sostituiti dall'annuncio di navi britanniche. E poi appunto abbiamo avuto invece questa de-escalation della situazione al confine, i mezzi pesanti sono rimasti ma sono state ritirate le truppe russe e contemporaneamente appunto l'annuncio che ci sarà questo incontro tra Biden e Putin. Quindi come dire, adesso siamo entrati in una fase di dialogo, come dire, c'è stato un momento di confronto duro e poi ora siamo in una fase di dialogo, e c'è stato secondo te qualche evento decisivo che ha provocato questo cambiamento, o era fin dall'inizio una prova di forza solo sulla carta? Diciamo, probabilmente ci sono un po' tutti questi fattori in diversa, insomma, in diversa percentuale, in diversa misura. Parlare di dialogo credo che sia sinceramente troppo. Siamo in un momento in cui Stati Uniti e Russia hanno deciso per diverse ragioni e soprattutto a condurre il gioco, insomma in questo momento sono abbastanza gli Stati Uniti, indipendentemente dall'escalation dimostrativa, hanno deciso di allentare un pochino le tensioni. I motivi per cui gli Stati Uniti decidono di fare questo sono molteplici, insomma il primo di tutti è che Biden si deve occupare soprattutto del suo fronte interno e non credo che abbia poi tutta questa voglia di dedicare grandi energie alla Russia e anche per le suscitate insomma ragioni che a un certo punto esagerare con la Russia forse non conviene a tutti, non conviene a nessuno, non a tutti. Allo stesso tempo è importante che dopo insomma l'intervista di Biden in cui si definisce Putin un killer, alla fine nel giro di poche settimane si passa, sembra quasi una giravolta, si passa alla prospettiva di un incontro bilaterale. È una cosa che certamente la Russia non può evitare, non può così esimersi alla fine da parlare con gli Stati Uniti, e in questo momento fa comodo a tutti, insomma, come hai citato, il segnale decisivo che Mosca ha recepito e poi di lì a cadere tutto questo avvio di de-escalation che può rientrare in qualsiasi momento, insomma siamo in de-escalation, è stato il dietrofront ordinato alle due cacciatrupe deniere statunitensi che erano dirette nel Mar Nero. Quello è stato il segnale del ok, per un attimo calmiamoci e cominciamo a parlare. L'altro segnale basilare è che nel nuovo round di sanzioni contro la Russia non è entrato il Nord Stream, il progetto di gasdotto che rimane insomma vitale dal punto di vista strategico per la Russia e anche insomma per la Germania, al di là di tutti i grandi malumori e la grande opposizione americana. Allora Mauro,
c'è un'altra, cioè quella che durante la guerra fredda si sarebbe chiamata la guerra di spie in corso, no? È stato coinvolto anche il nostro paese, c'è stata l'espulsione di due diplomatici russi in seguito appunto al caso dell'arresto anche del nostro militare che consegnava segreti della NATO appunto a una spia russa, ma soprattutto ha riguardato l'Europa dell'Est. Ormai i casi di espulsioni di russi dai paesi dell'Europa orientale sono numerosi, in particolare quello più eclatante è quello della Repubblica Ceca, con l'espulsione, se non sbaglio, di 63 diplomatici russi, un numero esagerato che fa anche pensare su quanti siano i diplomatici russi, insomma, a Praga, che proprio non è, diciamo, la capitale più importante d'Europa, anche se Praga, Vienna hanno una grandissima tradizione, soprattutto nel campo dello spionaggio, di luoghi, insomma, di passaggio e di collegamento. Ecco, allora, qual è la tua lettura di questa, di queste, insomma, di queste espulsioni? Sono collegate tra loro? Che cosa sta succedendo? Ma allora, innanzitutto, Praga, essendo stato un paese del patto di Varsavia, ha sicuramente abituata, insomma, ad ospitare moltissimi diplomatici provenienti da Mosca. La mia sensazione è che proprio quest'anno, in cui ricorrono i 30 anni dalla caduta dell'Unione Sovietica, sembra che l'Unione Sovietica sia caduta ieri. È una mia sensazione, ma tutti questi giochi, queste tensioni, questa linea di frattura che si mantiene turbolenta e che parte dal Mar Baltico per arrivare fino al Mar Nero, restano ancora tutte da definire, restano ancora tutte da sciogliere. È come se in questi 30 anni si fosse giochicchiato un po' a capire da che parte stare, e adesso si cominciano a tirare un po' i conti. Questa presa, questo avvio di espulsioni varie, tra l'altro è stato espulso anche un diplomatico italiano da Mosca nelle ultime ore, è un gioco, nel senso che è una dimostrazione di affiliazione da parte di tutti questi paesi al numero uno, che sono gli Stati Uniti d'America. È una dimostrazione appunto di appartenenza, e senza altri profondi interessi, se ci pensiamo bene, anche perché la diplomazia in realtà dovrebbe essere un qualcosa di intoccabile, no? Cioè è il canale attraverso cui si dialoga tra paesi, tra potenze. Toglierne, cioè centrare, accanirsi contro questa cosa è un po' rischioso, secondo me. La Russia ha chiaramente rilanciato a queste espulsioni ed ha soprattutto adesso sta creando un elenco, e uscirà nei prossimi giorni o settimane, questo non è ancora dato da sapere, di paesi ostili ai quali sarà vietato per i cittadini russi di lavorare in missioni diplomatiche, istituzioni consolari appartenenti a questi paesi stranieri. Quindi avremo materiale per costruire una carta su quali paesi il Cremlino considera stati ostili in questo preciso momento. E infatti, per esempio, la risposta all'Italia è stata una risposta moderata, no? Un solo diplomatico espulso contro i due, quindi forse un segnale verso il nostro paese. Ma io intanto volevo mostrare il Nord Stream, la carta del Nord Stream che ha citato Orietta, che appunto collega la Russia direttamente alla Germania saltando i Baltici antirussi.
Però Orietta, il tempo corre e io direi di passare al fronte no, interno, cioè la politica interna di cui tanto si è occupato Putin anche in vista delle elezioni di settembre. E non, diciamo, il caso Navalny, di cui ormai si legge di tutto, nel senso c'è una guerra anche di propaganda sulla figura di Navalny, c'è chi insomma lo considera il grande oppositore di Putin e probabilmente esagera anche nel suo ruolo, diciamo, anti-Putin, c'è chi invece appunto lo considera appunto un estremista. In realtà viene presentato ormai anche come appunto un estremista che non possa rappresentare una Russia moderna e democratica, c'è la risposta che si tratta di propaganda russa, insomma abbiamo versioni e controversioni su Navalny, sta facendo questo sciopero della fame. E allora, il tuo giudizio su Navalny e soprattutto sul ruolo che può avere nella politica interna russa in questi mesi? Allora, il caso Navalny forse in questo momento è la più interessante, insomma, delle linee rosse. Tra l'altro, dopo il discorso di Putin, il Cremlino ha emesso una nota per specificare che che tra le linee rosse, appunto, di quale si riferiva il presidente nel suo discorso, ci sono anche le elezioni, gli affari di politica interna e un'espressione un pochino ambigua, ma insomma si è parlato di insulti, credo che lì si parlasse del Putin killer. Allora, il caso Navalny è un continuo sconfinare tra piano interno e piano esterno, insomma, per la Russia, perché il confine tra queste due dimensioni praticamente non c'è. Credo che sia evidente abbastanza a tutti che senza l'eco internazionale, insomma, Navalny non avrebbe avuto grande possibilità di uscire da quella dimensione di dissidente, che è una dimensione all'interno della quale insomma lui è in azione da un decennio. Insomma, Navalny in Russia non nasce certamente ieri come figura politica. Il Cremlino lo presenta, insomma, l'hai appena detto, come un estremista. Insomma, la questione dell'estremismo è in corso adesso, perché sono state ieri sospese le operazioni, le attività delle due fondazioni, dei gruppi che fanno capo a Navalny, proprio perché accusate e quindi in fiere di essere schedate come organizzazioni estremistiche. E questo fa parte insomma del modo in cui viene presentato Navalny, a torto o ragione, probabilmente un po' di entrambe le cose, insomma, all'opinione interna russa, ovvero Navalny come spia, Navalny come pedina dell'Occidente. Chiaro che l'Occidente, insomma, tifa per Navalny e certamente un qualche ampio aiutino anche a realizzare, insomma, certi video con anticorruzione, dove le cose denunciate probabilmente corrispondono al vero, ma ottenere certe prove non è certo cosa facile. Anche in questo caso bisogna guardare alla linea temporale. L'orizzonte temporale a cui bisogna guardare è quello delle elezioni di settembre, 19 settembre, quando verrà rinnovata la Camera Bassa del Parlamento, la Duma. Questo è, diciamo, il titolo. In realtà il contenuto vero di questo, insomma, di questo capitolo, questo argomento, è che, come sempre quando ci sono le elezioni in Russia, è una specie di verifica della tenuta del sistema, che arriva in un momento in cui il partito al potere, Russia Unita, insomma, non gode certo di altissimi tassi di gradimento. Ugualmente sarà fatto tutto quello che serve fare, compreso insomma il contrasto al caso Navalny, che tra l'altro Navalny non sarà certamente per lui possibile candidarsi a queste elezioni, insomma rimane nell'alveo di un'opposizione extra parlamentare, mentre l'opposizione, diciamo, parlamentare è decisamente addomesticata. Ma quello che è importante capire è che proprio l'esercizio elettorale è necessario per tante cose, forse le due più importanti è per confermare, verificare che funzioni la verticale del potere, che è quella cosa che permette al Cremlino di ordinare
di dare un ordine, una disposizione, nel giro di 3 minuti anche l'ultimo villaggetto sul Pacifico l'ha recepito, di rilegittimare, soprattutto dopo insomma, le recenti proteste, anche la leadership e il consenso putiniano, che diciamo non è più ai livelli del dopo Crimea 80%, ma rimane comunque maggioritario, pur in un contesto in cui certamente Mosca, San Pietroburgo, le grosse città sono un pochino una storia a parte, ma lo zoccolo elettorale di Putin insomma rimane abbastanza intonso, e quindi insomma in questo contesto preelettorale, dove il Cremlino pensa che da parte occidentale ci sia in corso un tentativo di imporre anche un cambio di regime, si consuma questo confronto molto complicato con gli Stati Uniti, molto complicato con l'Europa, dove Putin comunque continua a puntare con una moderata certezza di poterlo fare, sul pragmatismo tedesco. Hai appena citato il Nord Stream, che si farà con dei ritardi, ma si farà, e su quello francese, perché la Francia continua a pensare che il dialogo strategico con la Russia debba essere in qualche modo ricostruito, anche perché insomma, la chiamata alle armi americane sia alla Germania che alla Francia andrebbe, entrambi ascolteranno, hanno ascoltato, hanno già recepito, ma va un pochino stretto insomma. Allora io, Mauro, siamo in conclusione, volevo mostrare questa carta, sempre ricordo di Laura Canali, Non tutte le Russie sono di Putin, e di qualche tempo fa, ma è molto bella e ci dà appunto l'idea, come appunto ricordavo Rietta, dei problemi, ai problemi appunto della Russia bisogna aggiungere questa sempre estensione enorme di questo paese, che tenerlo insieme è sempre un problema per Putin e per qualsiasi leader russo. E quindi qual è la tua idea di queste elezioni di settembre, Mauro? Secondo te, dal punto di vista della politica interna, che cosa può succedere? Ma ha praticamente già spiegato benissimo Rietta quello che può succedere. Sarà un test per Putin e un test per il gruppo Putin, che in questo momento è abbastanza sotto attacco da chi vuole prendere il suo posto, diciamo, e sarà anche un test per quanto riguarda i problemi sociali che la Russia dovrà affrontare nei prossimi mesi, vale a dire una crisi economica che può cambiare anche qualche assetto interno, tutte le varie cose che sono successe dopo con la pandemia, per cui sarà anche un test di verifica di come, oltre alla tenuta, di come ha agito il Cremlino in questi mesi molto molto difficili per la Russia. E allora, Orietta, una battuta proprio finale, perché noi abbiamo parlato appunto di parliamo sempre di Putin, dell'attualità, eccetera, però c'è un problema di fondo di questa Russia di Putin, cioè che, dimmi se appunto se secondo te ho ragione o meno, ma sui fondamentali, cioè l'economia russa continua a essere ormai da anni in difficoltà e regge solo sugli idrocarburi, sull'esportazione di idrocarburi. Abbiamo appunto la vicenda Covid, che tra l'altro aggrava la situazione. Problemi sociali, a cui accennava anche Mauro, no? L'alcolismo è uno dei problemi atavici della Russia. Ecco, sui fondamentali la situazione qual è? Cioè la Russia rimane un paese comunque in grave difficoltà? Beh, diciamo che sui fondamentali macroeconomici magari la Russia se la cava anche meglio di gran parte, insomma, dei paesi occidentali che hanno attraversato con grande difficoltà la pandemia, ancora ci si ritrovano dentro, però è un paese strutturalmente debole dal punto di vista economico, più che debole, incapace di fare quel salto di qualità che sarebbe forse stato possibile tentare un decennio fa, abbondante, insomma, quando il petrolio, le entrate al petrolio e dall'energia erano
portavano dentro le casse dello Stato talmente tanti rubli o tanti dollari che si sarebbe potuto tentare quella diversificazione che invece Putin non ha mai forse voluto, forse più onestamente potuto realizzare, perché avrebbe implicato toccare troppi grandi e delicati interessi. Oggi quello che Putin tenta di fare è rilanciare per l'ennesima volta, insomma, dei progetti di infrastrutture, di tamponare con una, così, sul fronte del welfare. È una partita quella economica che si giocherà una volta la pandemia veramente finita, quando tutti si ritroveranno, insomma, a misurare un po' quanti danni ha fatto l'economia. Certo, la Russia non è in un momento in cui ha all'interno le risorse per essere competitiva sul fronte esterno, e proprio per questo ha bisogno di dimostrare che può e deve partecipare ancora al tavolo delle potenze, che senza di lei si hanno solo problemi, vedi Ucraina e dintorni, e che i suoi interessi vanno riconosciuti in quella parte quantomeno marginale della sua sfera di influenza sul fronte ovest, e poi c'è tutto quello, insomma, in euroasiatico. Ultimissima battuta: la Russia non rinuncia mai, l'ha fatto anche di recente Lavrov, anche in questo momento di rottura anche con l'Europa, di tentare di riproporre questo progetto di integrazione eurasiatica, nato male con l'Unione Economica Eurasiatica, perché senza l'Ucraina, insomma, quel progetto lì è nato già monco, e che adesso stanno tentando di rilanciare quantomeno concettualmente in un senso molto più ampio, tirando dentro anche la Cina, dicendo possiamo e dobbiamo immaginare con l'Europa, con la Cina e necessariamente la Russia nel mezzo, delle triangolazioni su questo enorme spazio che può essere uno spazio, insomma, di crescita economica, tantomeno a partire Lavrov, che è in totale rotta, insomma, con Bruxelles, pochi giorni fa ha detto è un progetto sempre aperto anche all'Europa. Probabilmente siamo lontani, certamente anni, non anni di 12 mesi, ma temo anni luce, ma il progetto è lì in un cassetto. Allora, grazie a Orietta e grazie a Mauro. Sicuramente ci ritroveremo per parlare delle elezioni di settembre, ma forse anche prima, visto che la situazione è sempre in evoluzione. Quindi io do tutti appuntamento alla prossima puntata di Mappamundi, e a breve sicuramente ne torneremo anche sui temi russi. Grazie Orietta e grazie Mauro, alla prossima.